Ma l'acido salicilico e la vitamina C nei cosmetici insieme fanno davvero male e sono dannosi? No, però c'è un but, un ma che dirò a fine del video. Io ho creato questo siero purificante con all'interno vitamina C e acido salicilico che va a togliere le macchiette e uniformare in generale la pelle. Oggi ho comunque una pelle un po' porosa, come vedete, quindi questo è perfetto per uniformarla. In linea generale, vitamina C e acido salicilico sono estremamente performanti insieme e quindi proprio vanno a risolvere problematiche legate a macchiette, appunto porosità, punti neri, brufoletti e in generale imperfezioni della pelle. Ora io lo applico anche sul collo, vedete subito un potere molto illuminante del siero. Cosa che noterete subito al di là della luminosità è che vi andrà a tirare fuori tutte le imperfezioni che avete a livello di brufoletti. Per una texture migliorata e per andare a eliminare quelle che sono le macchiette, ovviamente ci vogliono più giorni solitamente, costante applicazione. Ricordati che questo è da considerarsi un siero esfoliante a tutti gli effetti, quindi da fare una massimo 2 volte a settimana. Se stai facendo un trattamento d'urto, cioè se è da un bel po' di tempo che non stai esfoliando la tua pelle, puoi anche utilizzarlo tutte le sere per all'incirca una settimana, se vuoi andare proprio a fare un trattamento specifico per delle macchiette. In ogni caso, quando si utilizza tutti i giorni, è bene poi fare dei periodi di pausa. Ma lo posso mettere prima di espormi al sole? Sì, mettendo l'SPF dopo, però ricordatevi che in linea generale per agire bene questo è un siero che funziona bene di sera perché va a lavorare anche di notte ovviamente. Ricordatevi che nei primissimi utilizzi potreste avere un pochino di arrossamento che è totalmente normale perché trattasi di normale fenomeno di skin purging. Questo devo dire che è un gioiellino per me, però devo fare un disclaimer, come dicevo all'inizio del video, che non è adatto a tutti. In particolare le pelli che sono estremamente sensibili o che hanno mostrato delle allergie per la vitamina C separatamente oppure per l'acido salicilico dovrebbero evitare. Anche le pelli che hanno manifestato rossori, couperose dovrebbero evitare. Se invece hai una pelle mista come la mia oppure una pelle grassa oppure una pelle con macchiette oppure una pelle appunto con grana non uniforme, questo fa sicuramente per te se appunto non hai manifestato allergie a vitamina C oppure ad acido salicilico.